Prima di iniziare col video, ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace se volete vedere video di questa tipologia qua dedicati all'anime, dedicati al personaggio di Ash, al personaggio di Pikachu. Proviamo a raggiungere i 100 like per un altro video di questo genere e nulla, iniziamo subito. Nell'anime Pokémon ci sono principalmente due cose che non cambiano mai: Ash e il suo Pikachu. Proprio di quest'ultimo oggi andremo a parlare, in particolare all'interno della serie animata ci sono stati alcuni momenti nei quali il Pikachu di Ash era prossimo all'evoluzione, insomma stava cambiando, un'evoluzione che comunque poi non è mai avvenuta. Difatti le peculiarità di questo Pikachu sono due: non sopporta stare all'interno della Pokéball e non ha assolutamente intenzione di evolversi. Ma a volte quest'ultima sua caratteristica è stata messa a dura prova da alcuni avvenimenti di cui andremo a parlare proprio adesso. Il primo momento nel quale Pikachu è stato prossimo all'evoluzione è stato nell'episodio 14 della prima stagione, dove Ash viene malamente sconfitto dal Raichu di Leech Surge. Portato Pikachu al centro Pokémon, l'infermiera Joy avvisa Ash che, se vuole realmente sconfiggere il Capopalestra, dovrà evolvere il suo Pokémon, e difatti consegnerà al giovane protagonista la Pietra Tuono, che però Pikachu rifiuterà. Infatti, il Pokémon non ritiene corretto evolversi solo per ottenere una medaglia, e forte del suo orgoglio, decide di aspettare il momento in cui sarà preparato a sufficienza per sconfiggere Leech Surge ed il suo Raichu, riuscendoci poi in seguito. 10 anni dopo questo fatto, nell'episodio 543, il tema dell'evoluzione di Pikachu viene riesumato dalla prima stagione. In una situazione apparentemente simile, insomma, il Pokémon di Ash perde contro un altro Raichu, quello di Shaw, un ragazzo arrogante che dà del perdente ad Ash dopo averlo sconfitto. Dopo ciò l'allenatore ricorda a Pikachu che ha ancora la Pietra Tuono dell'episodio 14, lasciandola nella stanza con il suo Pokémon per l'intera notte. Ma Pikachu decide di andare ad allenarsi da solo, un'altra volta, rifiutando ancora una volta di evolversi. Anche in questo caso, Ash riesce a sconfiggere Shaw dopo l'allenamento del suo Pikachu, in una battaglia con le stesse regole. Il Team Rocket, in compenso che si era immischiato nella faccenda, si porta via la Pietra Tuono, che scompare definitivamente dalla serie. Infine, nell'episodio 731, Ash si cimenta in una prova particolare. L'allenatore avrebbe dovuto trovare ciò che era scritto su un foglio e giustamente gli capita una pietra tuono. Dopo averla trovata, in un momento di amnesia più totale, la lancia verso Pikachu perché la prenda al volo. Fortunatamente, con un gesto repentino, riesce a recuperarla prima che il Pokémon la prendesse. E fidatevi, non era così lontano dal farlo. In questo caso si tratta di una semplice cavolata, che avrebbe potuto però portare Pikachu ad un'evoluzione abbastanza indesiderata. Come avete potuto vedere, il tema dell'evoluzione di Pikachu è stato sempre ripreso in un qualche modo, e chissà che non venga ripreso anche in futuro. Ad esempio, ad Alola abbiamo assistito ad una nuova forma di Raichu. Vi lascio con questa domanda: credete che questa nuova forma possa in un qualche modo riportare alla luce questo tema dell'anime o addirittura essere determinante per la tanto attesa evoluzione di Pikachu? Io spero che in ogni caso questo video vi sia piaciuto. Se così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete questo video con i vostri amici e passate dai social che troverete come al solito in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività del canale. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!